E benvenuti amici a una nuova puntata di NVG, la numero 6. E qui, sempre accanto a me, puntuale come le tasse, il buon Jack. Ciao Jack! Ciao a tutti, ciao pubblico dell'AEW e volevo fare gli auguri al mio collega Zatta perché oggi compie gli anni, quindi tanti Grazie auguri mille Jack, carissimo. grazie mille. Diventiamo più vecchi, ma siamo sempre delle grandi rocce. Comunque, Beh, questa sera, caro Jack, avremo tanta, ma tanta, ma tanta carne al fuoco. beh. Inizia a anticiparmi qualcosa. Allora, intanto questa sera, caro Jack, vedremo il primo match del torneo qui ad NVG che decreterà il passaggio del turno per quanto riguarda i titoli di coppia. E poi avremo anche un debuttante che lo vedremo nel main event. Ma ecco la card di questa sera. Allora, avremo il primo match che sarà tra Big T Nichols contro E l'ultimo in questo normal match tra pesi leggeri. Poi avremo Benny Green, il regno, uno dei tuoi amati, contro Spartacus. Vedremo anche questo è un normal match, vedremo se sarà una demolizione. Poi, appunto, come citato poc'anzi, avremo gli Highlander contro la Seoul Dynasty, ovvero Brad McElroy, Max Austin, valevole per il torneo. Poi avremo un grande match, Extreme Mamma mia. Rules, tra Furious Cox e Prisoner. E per finire, come detto prima, eccolo qui, King Tommy contro Mark in questo main event dove Mark è un nuovo debuttante. Ma cos'è Quindi Mark? è un nuovo debuttante, ma intanto ragazzi, stiamo all'entrata del primo match, state con noi. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Los Angeles, California. Weighing in at 158 pounds, ladies and gentlemen, it's now time for one-on-one action. And Michael sounds the exclusive. I got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a color. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift Whoa. shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass home. Il primo match di questa sera tra Treblick Nichols e l'ultimo. Molto bene ragazzi, l'arbitro dà via il match. Guardate l'ultimo come è partito, subito alla carica, ma Treg Big T Nichols è riuscito a evitare l'assalto di l'ultimo. Ricordiamo che Treblick Nichols, l'abbiamo visto anche nelle scorse puntate, ha fatto veramente delle buone prestazioni fin qui. Chissà che magari in un prossimo futuro avrà un'opportunità titolata per il titolo detenuto da Mohamed Amir. E l'ultimo che nell'ultima puntata abbiamo visto battere Max Austin in un match incredibile. Sì, entrambi gli atleti stanno crescendo bene e un'opportunità per un titolo di NVG potrebbe essere veramente dietro l'angolo per loro. Tutto dipenderà anche da questo match. Sicuramente quello, l'atleta che riuscirà a risplendere di più sarà sicuramente un passo più vicino a una chance titolata. Quindi devono stare attenti però al count out, che l'arbitro continua il suo conteggio. Ricordiamo che a un conteggio di 10 il match finirà, insomma.
E anche se credo che i due comunque non abbiano nessuna intenzione di vincere per count out, in quanto lo vediamo qui, Trybik Nichols che lo prende. Tiro da tre punti, elbow drop da terra. Guardalo come personaggio. Rialza. Snapmare. Calcione in bocca. Mamma mia. È partito alla grande. E qui è l'ultimo, sta un po' subendo l'offensiva di Trybik Nichols, che attenzione, prova dalla terza corda, il volo completamente a vuoto. Mamma mia che volo che ha fatto qui Jack, ha rischiato anche parecchio. Guardate l'ultimo, che carismatico il ragazzo. Ma deve stare molto attento perché eccolo qui, appena parlato, Trybik Nichols, il trattore in corsa. Lo ha arato. Ma proprio arato. Intanto vediamo cosa fa Trybik Nichols. Attenzione, il verme la chiama Trybik Nichols. E va con l'elbow drop dopo il verme. Si potrebbe già chiuderla. Irish Whip bloccato. Gomitata in bocca. Mamma mia. Super kick. Bloccato da... è l'ultimo. Questi due atleti sono... quasi alla pari. Trybik Nichols sicuramente è più in forma e più pesante, sembra anche a livello chili di ultimo. Beh, più che pesante magari non lo so, perché secondo me sono sulla stessa, sullo stesso peso. Il concetto è che stasera è l'ultimo, sta veramente subendo tantissimo la Trybik Nichols. Evidentemente si sarà ripulito delle droghe. Perché sta veramente performando alla grandissima. È l'ultimo che sta subendo fin qui tantissimo. Vedremo se magari possa spuntarla in questo match. Però veramente vedo l'ultimo molto molto in difficoltà. Concordo con te. Veramente è l'ultimo, le sta prendendo alla grande. Cioè, se l'ultimo episodio, nel quinto episodio di NVG, come hai detto giustamente tu prima, ha disputato un match contro Max Austin di una prestazione fenomenale secondo me. Qui invece si è un po' adagiato su di allori e le sta pagando tutte. Guardate che springboard pescato. Sì, assolutamente, qui ha fatto un volo incredibile Trybik Nichols, che dà attenzione, gioca sporco, ma lui è il maestro di queste cose. Guardate che pugni, per fare invidia a Mike Tyson. Trybik Nichols prova una cutter, niente, riversata, questo clinch. Ovre molto veloci fra i due, vediamo. La velocità sicuramente, l'agilità non manca, è l'ultimo che prova backstabber da dietro, mamma mia! Ma si riatta... no, non l'ha sentita! Gli ha fatto una carezza, occhio perché Trybik Nichols è pronto, forse per la sua... Rock Flash! Che va direttamente a segno, schienamento, occhio Potrebbe Jack! Potrebbe essere la fine. Uno, due! E la fine, signori! Trybik Nichols vince questo match assolutamente dominato. Il grande T, signori, Trell sta andando veramente alla grande in questa stagione. E qui facciamo richiesta al grande King Tommy per riconoscere i meriti di questo giovane. Non facciamo assolutamente nessun merito, ma attenzione signori, secondo match di questa sera, state qui con noi, Benny Green contro Spartan. Making his way to the ring from Italy, weighing in at 241 pounds, Dr. Bernie Green.
from New York, weighing in at 288 pounds, the superstar. Get ready, guys. Big time singles match is coming up here. Rex is certain these two superstars are waiting all day to get their hands on each other. Eccoci qui per il secondo match di questa sera dopo la grandissima vittoria di tre Big Team Eagles. Abbiamo da una parte Spartacus, dall'altra Benny Green. Chi vincerà questa sera, Jack, secondo te? Che domande! È palese che Benny Green porterà a casa una nuova vittoria per il regno. Io anche sinceramente se non ne sono così sicuro, perché Spartacus anche nella scorsa puntata ha stradominato il match e ora prova già una sottomissione, occhio. Dai, forza Benny Green. L'arbitro va subito a fermare il conteggio perché Benny Green ne esce da questa presa. Benny Green già fuori dal ring, non un buon inizio. Attenzione, cosa ha fatto Spartacus? Che figura di merda. Mamma mia, il ranocchio è saltato dritto nel fosso, mamma mia, ma proprio con tutta la graziella ha proprio fatto un volo Spartacus, ha tirato proprio di muso, secondo me gli sono partiti due incisivi. Vogliamo un'inquadratura del volto di Spartacus, vogliamo vedere se veramente gli sono partiti dei denti. Mamma, che bisbu. Però sembra non averla sentito, evidentemente i muscoli che ha gli hanno attutito anche un po' il colpo. I muscoli anche sviluppati anche in bocca. Evidentemente sì, perché è già sul ring che sta aspettando Benny Green. La tecnica è quella, cercare di prendere più vantaggio possibile. Dai Benny Green! Guardalo! Mamma mia, cosa fa? Lo alza! E beh, giustamente Spartacus gli dice: oh, ma io non sono qui a farmi prendere per i fondelli. Aveva provato molto probabilmente una powerbomb intanto Spartacus, che mette questa bellissima mossa. E attenzione, perché la sai meglio di me, Spartacus va già sulla terza corda, la prova, attenzione, shooting star, e può già andare per lo schieramento. No, ci ripensa, evidentemente vuole ancora martoriare Benny Green. Ma che partenza di Spartacus. Dai Benny Green, fai vedere chi sei. Niente da fare. Qui ragazzi, Benny Green, mamma mia, V-Trigger direttamente in bocca a Benny Green, che sta subendo copiosamente le grinfie di Spartacus. Io te l'ho detto l'altra puntata, se ti ricordi bene, Spartacus deve per me avere assolutamente un'opportunità titolata, che sia contro Prisoner che contro King Tommy, ma almeno un titolo. Deve avere un'opportunità titolata Spartacus. Sta facendo sicuramente bene ed è uno dei big men più forti che ho visto qui a NVG. Però il cuore di Benny Green con questa sit out powerbomb. Dai Benny Green, fagli vedere che non servono solo i muscoli per vincere i match, serve anche l'astuzia, l'agilità, il ragno. Mamma mia, vai! Diciamo che Benny Green è sicuramente un combattente molto ma molto bravo, dalla sua ha tante cartucce nel suo arsenale, ma Spartacus secondo me questa sera è una categoria superiore, che addirittura batte anche l'arbitro. Attenzione, perché qui Benny Green potrebbe intanto trigger in bocca, potrebbe approfittarne, fortunatamente l'arbitro si rialza. Mamma mia, Benny Green veramente un combattente. Bel match, perché qui Benny Green ha dalla sua una prova molto molto ardua, ma vedremo se ce la farà. Intanto Benny Green, attenzione, questa combinazione, un signor match, mamma mia, combinazione di jiu-jitsu da parte di Benny Green, incredibile. E ancora standing moonsault, mamma mia. Anzi, scusami, shooting star press. Attenzione, intanto schienamento. Uno, no, solo conto di uno. Benny Green non ci crede. Ma ce ne vuole ben troppo. Ce ne vuole ancora per buttare giù Spartacus. Guarda come lo prende per i capelli, lo schianta a terra. Lo sta lavorando bene Benny Green. Un po' i danni glieli sta rifilando tutti.
Sì, sta lavorando molto per cercare di indebolire sia Testa, che abbiamo visto prima il tuffo a vuoto, e anche sugli Art. Intanto prova una presa qui Spartacus, Benny Green, attenzione, lo vuole fare backstop! Mamma mia! Anche il momento Benny Green, vai schienalo! Mamma mia, Benny Green ha tirato fuori dal cilindro questa backstabber, attenzione! No, poi spinning kick! Spartacus l'ha tirato fuori, gli ha proprio tirato una legnata incredibile. E Benny Green ora che è fuori dal ring, che l'ha preso con Spartacus, mamma mia che lariat! La vedo dura per Benny Green stasera, veramente, cioè... Spartacus sicuramente, lo noteranno tutti, molto più potente del nostro beniamino Benny Green. Beh, però... nostro, tuo forse beniamino. Beh, sicuramente è un buon combattente, ma Benny Green fa ancora parte del regno. Finché mamma mia sbaglia qui, o forse è stata una tecnica, ma secondo me ha sbagliato clamorosamente, colpisce l'arbitro, allora Spartacus ne approfitta, mamma mia che mossa. Back body drop. Mamma mia. Sì, grazie, perché non mi veniva. Intanto ancora Spartacus si carica sulle spalle, mamma mia. TKO. Mamma mia, ragazzi. Ma qui Benny Green sicuramente uscirà da un probabile schienamento. No, niente. Non ne sono molto sicuro che Spartacus voglia concluderla così. Molto probabilmente vorrà ancora provare una shooting star, la sua mossa finale. Vediamo che intanto il match va ancora avanti con attenzione, mamma mia, Spartacus con lo schienamento, attenzione, uno solo conto di uno, Benny Green. Bravo Benny Green, grande, incredibile. Benny Green riesce a uscire al conto di uno. Intanto però occhio, perché l'altro va a sincerarsi delle condizioni di Benny Green, che sembra aver subito parecchi danni. Fortunatamente per lui l'arbitro fa continuare il match, evidentemente era solo un po' stordito. Intanto infatti si rialza qui Benny Green. Guardatelo come ne esce. Ancora standing shooting star press. Sto quasi prendendo per il culo Benny Green, perché la mossa finale appunto di Spartacus, ricordiamo che è una shooting star, ma attenzione Benny Green, prova di forza, King of Swing. Incomincia a girare come una trottola Spartacus, mamma mia. Non avrei mai pensato di vedere una scena del genere, ma il wrestling è anche bello per questo. Intanto schienamento, occhio. Dai, forza, schienalo. Uno, uno, due, due. No, due e mezzo, ne esce Spartacus. No. Per un pelo Benny Green non si portava a casa questo match. Ci riprova ancora. Dai, forza. Uno, due, un solo conto di uno e mezzo, mani nei capelli, Benny Green è disperato, non vede l'ora di finire questo match. Dai, lo sta ora attaccando bene, guardate come lo sta lavorando a tutti gli arti, lo sta indebolendo un po' alla volta, però sembra che Spartacus non ne risenta. Spartacus, signori, prova, cosa lo prende, attenzione, mamma mia che powerbomb. L'ha spezzato come un grissino a Benny Green. E va per lo schienamento, occhio però. Attenzione, piedi sulle corde, l'arbitro non se ne accorge. Conto di due, attenzione. Due e mezzo ne esce, l'arbitro non si era accorto di nulla. Spartacus si stava rifilando. Bello, super kick, German suplex in chiusura. Intanto schienamento dall'altra parte, Benny Green. Uno, due, tre, tre, signori, Benny Green. Sì, sì. Mamma mia, incredibile, che finale di match, non me lo sarei mai aspettato. Benny Green che vince questo match dopo un Florida Kiss, mentre dall'altra parte Spartacus aveva fatto una grandissima powerbomb, ma non è bastata. Benny Green con astuzia porta a casa il match. Un'altra vittoria per il regno, bravo Benny Green. Ma guardatelo, te l'avevo detto io, stava lavorando veramente bene Spartacus, e se non sbaglio questa è la prima sconfitta di Spartacus quest'anno. Penso proprio di sì, sai caro Jack. Benny Green che qui mette veramente anche lui una freccia per qualcosa di molto grosso. Ma state con noi, perché il prossimo match che sta per arrivare, signori, è molto ma molto ma molto importante. Infatti sarà per il torneo dei titoli di coppia
fanno loro l'ingresso gli Highlander. Ci vediamo dopo, state sempre qui con NMG. Eccoci qui, pronti per il terzo match di questa sera. Come ho detto prima, Jack, questo match è molto ma molto importante. Da una parte abbiamo gli Highlander con Tolos e Angus, dall'altra Max Austin e Brad McElroy. E questo match vale per il passaggio nel turno, nel torneo, valido per i titoli di coppia. Quindi, signori, chi vincerà avanzerà nel torneo e sarà molto molto importante capire questa sera chi vincerà. Guarda, il nuovo team Max Austin e Brad McElroy è, secondo me, interessante, però dall'altra parte ci sono gli Highlander che sicuramente hanno molta più esperienza in questa categoria di coppia e secondo me è stato molto prematuro inserire all'interno del torneo un match fra Max Austin e Brad McElroy, una coppia nata forse troppo presto per un'occasione così grande. Assolutamente, hai assolutamente ragione, ma intanto Max Austin, mamma mia, German Suplex. Diciamo che vanno meglio forse da singoli Brad McElroy e Max Austin contro gli Highlander, che vediamo hanno già preso e attuato delle mosse di coppia. Infatti prima abbiamo visto che Angus ha aiutato Tolos, con Tolos che ha detto è all'angolo, occhio, vediamo cosa vuole fare, aveva provato una presa, vedi che Angus interviene e si prende anche il tag. È troppo presto mandare per i titoli questi due, cioè io li avrei fatti combattere in match di coppia un po' più inferiori, diciamo, di categoria e farli crescere un po' alla volta, ma anche per loro stessi come alchimia di coppia. Assolutamente, vedi, infatti sì. Sono molto più divisi, cioè Brad McElroy sta lavorando un po' da solo, cioè lui entra, fa quello che vuole, dà una mano chiaramente a Max Austin, ma sono divisi, non hanno un'alchimia fra i due. Assolutamente sì, Jack, hai assolutamente ragione. Infatti vediamo come adesso, situazione di 2-1 con Tolos che va a guardare Brad McElroy che aveva provato forse a distrarre Tolos. Infatti Tolos ora va fuori dal ring a cercare di lasciarlo fuori, di indebolirlo con Angus che ha le prese con Max Austin, lo sbatte violentemente con la testa sul tappeto. Cioè è una strategia veramente, cioè mi ricordo di aver visto dei match, ok, dove
nel tag team, i partner che dovrebbero stare all'angolo vanno ad attaccarsi a vicenda per indebolire il team avversario. Però mi fermo subito, mamma mia, croce violentissima alle gambe da parte di Angus. L'abbiamo detto anche nella scorsa puntata, scusa Jack se ti ho interrotto. Vai tranquillo. Ma Angus ha fatto già capire come vuole portare il match dalla sua parte, perché sta attaccando violentemente le gambe. L'abbiamo detto, questi due sono i maestri delle sottomissioni. Angus alle gambe, Tolos alle braccia, e quindi tutte le mosse vanno a colpire gli arti. L'abbiamo visto Angus, la croce sulle gambe, mamma mia, stiamo molto attenti. Intanto ancora chop block da parte di Angus. Appunto quello che ti stavo dicendo prima, andare ad attaccare l'avversario fuori dal ring, ok, non è sempre una mossa geniale. Sì, vai a cercare di indebolirlo, però... Occhio intanto, scusami, che qui, eccoli qui gli Highlander. Attenzione, l'abbiamo visto anche l'altra volta. Tolos, che va splash sulla gamba. Con Angus, che prepara il volo direttamente sulla gamba. Mamma mia, mamma mia. Highlander Combination, che va a segno, mamma mia. Se Brad McLeroy fosse stato fermo all'angolo, ok, avrebbe potuto dare il cambio a Max Austin molto prima, e invece adesso Max Austin le sta prendendo ed è veramente tanto indebolito, soprattutto le gambe. Assolutamente sì, ma abbiamo detto molteplici volte che questi due sono i maghi delle sottomissioni, e l'abbiamo visto, mamma mia, Highlander Combination che è andata a segno appunto per indebolire il più possibile le gambe, magari far chiudere Angus nella sua mossa finale. Mamma mia, incredibile. Intanto vediamo che ancora combinazione, vediamo cosa vogliono fare adesso. Attenzione! Double arm, DDT! DDT! E Monkey Flip German Suplex! Ancora una combinazione, Mike Austin che prova in tutti i modi a dare il tag, ma non va a segno. Non va a segno. C'è... E allora ancora gli Highlander possono interferire e continuare a colpire in questo match. Vediamo che Angus chiama. Se dovessero chiedermi un pronostico, io punterei 100 a 0 su gli Highlander. Infatti abbiamo appena visto che qui Tolos ha colpito Max Austin con questa sorta di mossa di soffocamento alle gambe, con le gambe alla testa. Ancora situazione 2 contro 1 perché Brad McLeroy è fuori dal ring. Max Austin in qualche modo riesce a pararci, mamma mia, ginocchiata sulla schiena all'angolo. Attenzione ancora, butta fuori Tolos, occhio, perché McLeroy sembra aver preso potenza, ma Angus lo prende. Attenzione, inverti Space Buster. Vediamo cosa fare ancora. Si porta vicino, stanno sempre vicino all'angolo gli Highlander. Brad McLeroy che si sta sbracciando per chiedere il tag, ma se i due sono bravi a tenerlo lì è molto molto difficile. Intanto ancora Highlander, vediamo cosa vogliono fare ancora. Attenzione ancora, ennesima mossa, ancora sulle gambe, mamma mia. Qui gli ho visto la rotula partire a Max Austin. Ah sì, ma guarda, come ti ho detto prima, questo team qua avrebbe dovuto fare molto più rodaggio, cioè no, non ci punto assolutamente su Max Austin e Brad McLeroy, cioè le stanno solo tirando lunga e alla fine perderanno il loro match. Intanto arriva l'atteso cambio da parte di Brad McLeroy, che intanto ha già messo qui una bellissima suplex. Vediamo che Brad McLeroy chiama molto probabilmente la sua mossa finale. Attenzione, Brad McLeroy che prova il double kick ma va a vuoto, e allora ne approfitta Tolos. Vediamo Tolos che prende... hai proprio ragione, Dio Jack, butto. Comunque gettati troppo presto nella mischia con Tolos che forse chiama la sua mossa finale. Vediamo che prende Brad McLeroy, riesce a evitare la presa, rientra anche Max Austin, situazione di caos ora all'interno del ring con Max Austin. Attenzione che prova a prendere, attenzione intanto combination da parte di Max Austin che atterra Angus e Brad McLeroy alle prese con Tolos. Vediamo se ne ti dico, ora. Se Max Austin e Brad McLeroy dovessero vincere il match, sarebbe per culo. Perché qua il match l'hanno dominato Tolos e Angus.
ma da inizio alla fine, quindi una vittoria per fortuna non può essere classificata una vera vittoria. Cioè, Beh, qua assolutamente non mi sì. hanno convinto, proprio zero. Diciamo che magari potrebbero vincere ma non convincere, però qui l'importante è passare il turno. Intanto Max Austin che aveva provato la Max Brain Buster, ma Angus come una faina riesce a intervenire e a parare la mossa, a intervenire appunto perché Max Austin non concludesse con la sua mossa finale. Mamma mia, grande intuito qui di Angus che è arrivato proprio nel punto giusto. Intanto situazione 2 contro 1, Max Austin body slam. E attenzione, Lion Salt da parte di Max Austin, prova lo schienamento. Attenzione, 1, 2, 2 e mezzo. Mamma mia, anche sono andati tanto vicini qui, Jack. Sì, sono andato tanto vicini, però come ti ho detto, anzi, come hai detto tu, una vittoria può, cioè loro possono vincere, ma non convincere, troppo presto. Potrebbero Assolutamente. magari battere Angus e Tolios, ma i titoli di coppia io non li vedo, a loro due. Intanto ancora Angus è intervenuto a cercare la mossa, ancora chop block. E attenzione perché Brad McIntyre è fuori e gli Highlander ne possono approfittare. Infatti Angus ritorna subito sul ring. Vediamo che... attenzione! Angus Tour of Island! E vediamo Tolos che rialza Max Austin. Vediamo cosa vuole fare. Attenzione! Tolos che va con la sua mossa speciale. Schienamento 1, 2... E 2 e mezzo, non ci credo! Incredibile, Max Austin da dove è uscito? Mamma mia, Max Austin. Qua è stato bravo a riversare la ginocchiata di Mamma mia, Tolos. incredibile, incredibile come Max Austin sia riuscito a uscire. Intanto ancora chop block da parte di Angus, sembra colpire le gambe. Intanto ancora come prima, situazione 2 contro 1. Intanto Angus, facebuster che va a segno. E attenzione, schienamento, qui non può uscire. 1, 2 e 2 e mezzo. Mamma mia, Max Austin, povero Cristo. Ancora intanto, mamma mia, Tolos finisher. 1, 2 e 3. E qui non Hai poteva visto? niente, non Ah, sì. poteva assolutamente niente. Ah, sono stati divisi dall'inizio fino adesso. C'è Brad McIntyre e Max Austin. Un giorno potranno far tanto, ma non è questo il loro momento. È il momento invece di Highlander che così passano il turno e avanzano nel torneo per i titoli di coppia. Prestazione assolutamente perfetta. Intanto signori, abbiamo ora il match extreme. Curious Cox contro Prisoner. State con noi. Ma chi è sto qua, Oh, sì. Jack? Io. Ma chi è? Mamma mia. Cioè, sono sbalordito. Che sia il nuovo general manager di NWG, magari, Cap. Sembra Giacomo Poretti. Giacomino. Però prendi un microfono, vediamo cosa avrà da dire. Vediamo infatti che chiede un microfono. Vediamo appunto cosa avrà da dire quest'uomo. Chi è? Boh. Buonasera a tutti i gentili spettatori, sono qui in qualità di rappresentante legale di Furious Cox, che purtroppo questa sera non potrà combattere per motivi di salute. Ci tengo a rasserenarvi che riuscirà comunque ad essere presente a Supernova, Ah, dove... quindi è un... Attenzione però, risuona la musica di King Tommy. Quindi, caro Jack, questo è praticamente l'avvocato di Furious Cox, se possiamo dirlo così. E arriva King Tommy. Guardate che eleganza, vostra altezza. Evidentemente King Tommy era stato sentito nel film Rules contro Furious Cox. Si è presentato un avvocato, sicuramente King Tommy avrà le palle a mille, a elica. Infatti entra nel Davvero ring. credevi di fregarmi con quel travestimento, Cox? Pensi sul serio di poter evitare così la tua punizione? No, caro, la tua esecuzione si chiama Prisoner ed è in arrivo. Infatti King Tommy gli dice: tu non mi prendi per il culo, so benissimo che sei tu. E infatti
sta uscendo dal ring e si pavoneggia anche con tutti i fischi. Intanto questo uomo rimane nel ring, non sappiamo chi sia. Vediamo che King Tommy chi chiama. Molto probabilmente. Oh, mamma mia, entra Prisoner. Occhio! Mamma mia, Prisoner! Contro quest'uomo parte il pestaggio. Non vorrei essere nei suoi panni. Ma chi è quest'uomo? Guarda, non lo so, ma secondo me, sai, non mi sembra proprio Furious Cox, eh. Cioè, ne sta prendendo la bomba. Sinceramente, vabbè che Prisoner comunque è, lo ricordiamo, è campione hardcore, però... Massimo disagio. Non lo so, cioè, sinceramente, doveva presentarsi Furious Cox, si è presentato qui, però l'altezza, guarda che secondo me c'è. Cioè, secondo me sta facendo così, boh... Non so neanch'io perché. Stai dicendo che le sta prendendo apposta? Ma non lo so, molto probabilmente sarà un piano, cioè si sarà trasvestito così apposta, non lo so. Pampendoslam! Mamma mia, mamma mia! Certo che le sta. Ecco, anche se fosse pure scotte. Se fosse pure scotte, le sta. Mamma mia! Ha tagliato il tiro! Spintarina! Tagliato in due. Intanto Prisoner la chiama. Mamma mia, eccola qui, Prisoner, Jack Scammer che va a segno, attenzione, schienamento, 1, 2 e 3, e tre. Jack Scammer, Prisoner. E per stazione da parte di Full Stock, mamma mia, non è tu. Attenzione però, cosa succede? Occhio, perché sullo schermo vediamo qualcosa. Che cazzo sta... Full Stock! Ti vedo confuso. Preso un abbaglio? Sapevo che mi avresti attaccato qualsiasi cosa avessi detto. Perciò ho ingaggiato un vero avvocato sindacale che mi rappresentasse. Il che significa che quello che hai appena malmerato è un vero uomo di legge. Questo potrebbe costarti un allungamento della pena. Beh, puoi ringraziare chi ti ha dato l'ordine, non è vero Tommy? Posso chiamarti solo Tommy, vero? Volevo dimostrarti che ero sopra il regno, sopra di te. E di poter vincere e mantenere un titolo senza barare. Per questo ho deciso di perdere. Tu hai imbastito questa scacchiera. Non ci voglio credere. Io appena mi hai fatto la mia mossa. Ora tocca a te. Credere. Ci vediamo a Supernova. Senza Prisoner, probabilmente. E ha detto chiaramente. Buona serata. A Prisoner, tu. Io sapevo che mi avresti attaccato in qualsiasi circostanza. E quindi, qui, Prisoner, ha attaccato un avvocato. E ci saranno delle conseguenze gravissime. Gravissime. E quindi è stata fatta la prima mossa da parte di Furious Cox di questa scacchiera, perché sapeva benissimo che King Tommy avrebbe potuto chiamare Prisoner comunque ad attaccarlo. Ha chiamato un avvocato, adesso sono cazzi amari per Prisoner. Questo Jack, chi cazzo è? Questa sera io sto sborando arcobaleni. Intanto siamo il main event di questa sera. Mark, nuovo debuttante, questo giovane che ha appena 17 anni, contro King Tommy. King Tommy sarà avvelenato come pochi. Top of my soapbox, Papa said go sing on my two-star. Cool kid and I'm in the mood, give me combo number two. What's up with you? Do you look scared of me? Better take a chip for your fantasy. A to Z, like 3x3, it's the basics, so me embrace it. Take the shot, don't waste the clock. March to the drum of the number one spot. Going for this, victorious. Storms break out so glorious. Italy,
weighing in at 210 pounds, the NXT Champion, King Tommy. Qui pronto a commentare il main event di questa sera, caro Jack. Mamma mia, Furious Cox che mi ha fatto veramente sborare. Arcobaleni, vada vostra altezza, è un marmocchio, è un moccioso, non dovresti aver problemi a distruggerlo. Mark, ma dove cazzo salta fuori dagli asili? Allora, questo wrestler ha 17 anni, infatti il King si sta già pavoneggiando come per prenderlo per il culo. Ma cosa? State molto attenti a questo Mark, lo manda addirittura a fanculo. Personalità sicuramente grandiosa da parte di Mark, che ancora, mamma mia, che personaggio incredibile Mark. Guardate che shoulder block. Il nostro re che lo prende addirittura per il culo e dice: sei un tappo, ma intanto Mac, dite negli occhi, e attenzione springboard dropkick. Mamma mia Mark, che lo prende per il culo alla sua maniera. Mamma mia Mark, che main event, che personaggio, da dove l'abbiamo pescato non si sa. Full Nelson Tiger Suplex. Comunque, Jack, io ti dico una cosa, cioè, Furious Cox ha avuto un'intelligenza da paura. Cosa abbiamo visto prima? Ha chiamato un avvocato vero, ha fatto attaccare Prisoner, come se non ci fosse un domani questo avvocato, sapendo che King Tommy l'avrebbe in qualsiasi caso fatto combattere, perché pensava che fosse Furious Cox. E ora si mette molto male per Prisoner, perché Prisoner è stato incaricato da King Tommy di attaccare questo personaggio, che poi si è rivelato un avvocato. Quindi è stata colpa di King Tommy, e ora vediamo se Prisoner sarà incazzato, perché qui, essendo un avvocato, potrebbe allungargli la pena e non permettergli più di combattere. È stata una mossa astuta quella di Furious Cox. Mi piace che ci metta l'intelligenza e l'astuzia all'interno di questa rivalità, perché dall'altra parte c'è pura potenza. King Tommy, Prisoner sono degli atleti contro i quali lui fisicamente non può mettersi contro. Assolutamente, ma c'è stato un messaggio finale molto chiaro: ci vedremo a Supernova. Allora ragazzi, vi anticipo già che il prossimo pay per view targato tutto NVG sarà NVG Supernova. Ritorneremo nello spazio a combattere. Mamma mia. E sarà un pay per view, secondo me, con i fiocchi. Sono al settimo cielo per questo primo pay per view NVG, quale commenterò insieme a te, cioè sono troppo emozionato. Posso fare
una piccola parte pubblicitaria. Per... Vai, vada pure. Volevo solo ricordarvi, parlando di special event di pay per view, che sabato questo 31 ottobre, la notte di Halloween, ci sarà... Intanto scusami, mamma mia, Mac, scusami se ti ho interrotto, la tua marchetta lo manda ancora a fanculo, mamma mia, Mark, che personaggio. Incredibile, guardate che atleticità. Comunque, ha fatto un volo che ha preso la rincorsa, ha saltato praticamente da quasi centro ring ed è andato quasi sulla rampa. È stato un volo come quello di Ricochet, bene o male. Sì, uguale identico. Comunque, come stavo dicendo, dopo concludo la parentesi, sabato questo 31 ottobre il special event pay per view di UPW che si chiamerà Hungry for Gold. Vi aspettiamo tutti numerosi, intanto qua che DDT da parte di Mark, che comunque noi lo prendiamo tanto per i coglioni, però sta dando una prestazione grande come una casa. Assolutamente, e soprattutto si è messo già subito contro il King a prenderlo per il culo. Infatti il pubblico sta combattendo contro il campione. Assolutamente, vabbè, campione è relativo chiamarlo campione, ma attenzione King Tommy! Ragazzi, allora Zatta, per piacere, il titolo massimo di NWG è attorno alle vite di King Tommy, quindi Mark sta facendo una prestazione da manuale contro quello che attualmente è il campione di NWG. Sì, vabbè, ma se chiediamo la cintura anche a un cartonato possiamo dire la stessa roba, però la cintura è sua, lui ha la cintura, non ce l'hanno gli altri nel roster, è solo lui. Sì, quindi vabbè, continuiamo a commentare, che sennò facciamo uno scontro politico che non finisce più. Ancora Mark che lunga vita, right, Tommy. Ecco, appena detto, mamma mia, cosa fa? Mamma mia, cioè ragazzi, questa è un'agilità di veramente mamma mia, 630 splash dalla seconda corda, mamma mia, era veramente da tantissimo tempo che non sentivo l'arena di Firenze del Mandala Forum esplodere così per Mark, per un personaggio che sta combattendo. No, bene, di più, ancora Mark prova la Frog Splash. Ginocchia alzate, King Tommy evita. Pollice basso. Attenzione, ancora Mark, mamma mia. King Tommy comunque offensiva non ne ha praticamente fatta o gran poca. Vediamo intanto che prova una presa, ma King Tommy riesce a evitare. Vediamo King Tommy, God of the King! Attenzione, va per lo schienamento. Uno, due... E ha lasciato lo schienamento. C'è King Tommy, l'ha proprio sbeffeggiato. Lo prende addirittura per il culo. Ha voluto. Poteva vincere, ma ha preferito lasciare lo schienamento apposta per prenderlo per i fondelli. Io ti auguro che ti si ritorcia contro sta roba in una maniera impressionante. Cioè, io sono basito. Mi era sembrato che Mark fosse uscito. No, 619. Attenzione Mark, 619 che va a segno. E attenzione, splash finale. Vediamo che va sulla terza corda. Qui Mark prova ancora Frog Splash, ma viene evitato ancora da King Tommy. Scusami Zatta, ma guarda che con un personaggio del genere il titolo dei pesi leggeri è veramente a rischio, Assolutamente sì, ma poi prova a pensare se dovesse vincere questo match. Intanto 450 splash che va a segno. Uno, due, due e mezzo ne esce, ma è andato veramente vicino Mark. Mamma che prestazione che sta facendo Mark, incredibile questo personaggio. Ancora però sulla terza corda ci riprova, vediamo Mark che vuole mettere la mira. Attenzione Mark, la chiama, la sua mossa finale. Prova il volo! Mark, no! Lo blocca in powerbomb! King Tommy lo abbatte con questa powerbomb! Incredibile! Incredibile! Dai, lo chiudo a vostra altezza! Allora, King Tommy che chiama la code of the King! Attenzione, prova, va a vuoto però! Mark ne riesce a evitare! Attenzione però ancora King Tommy prova un calcione, ma ci mette 30 anni per dare un calcio e allora qui ne può approfittare con questa Hell Scissor. Mark che rialza ancora King Tommy,
Vediamo che lo prende e lo butta all'angolo. Attenzione, vediamo cosa vuole fare. Cos'è? Oh, no! Un 619. Attenzione, terza corda per lui. Attenzione, può andare questa volta ancora. Frog Splash, ma ancora evitata per la terza volta. Non gli riesce. Ancora prova il Condove King, ma inverted Frog Splash. Mamma che match, ragazzi. Che match, che main event. No, non ho più parole per descrivere. Ancora, mamma mia, following slam da parte di Mark. Mamma mia, cioè ragazzi, se dovevate regalarci un main event così e un personaggio così, veramente grazie, perché abbiamo aspettato a lungo per qualcosa. Attenzione intanto, crucifix da parte di Mark, che questa volta va ancora sulla terza corda, prova l'ennesima frog splash. Il King è a terra, non dà segni di respiro. Frog splash, schieramento, 1, 2, sborro. Mark vince il match, non ci voglio credere, sto troppo contento. Cioè, troppo questo troppo. Ha vinto contro King Tommy, incredibile, veramente incredibile. È una cosa pazzesca, pazzesca. Mamma mia, che roba, veramente sono sbalordito di sta roba, sono veramente sbalordito. Ci sono rimasto di merda. Signori, la puntata è finita. Ringrazio il buon Jack. Noi ci vediamo a Supernova. State qui con Live WWE. Buonanotte e buone vostre. E ricordate che Live WWE muore mai.